sta andando questa fiera Digital e BIM Italia? Siamo molto contenti, nel senso che abbiamo una risposta da parte del pubblico. Già ieri sera alla chiusura delle biglietterie elettroniche avevamo un numero consistente di preregistrati sia alla parte delle conferenze che di ingresso alla fiera vera e propria. Vuol dire che l'interesse su questo tema è grande da parte di tutto il settore, dai professionisti, dagli enti pubblici e anche dai giovani, da tanti giovani studenti. Abbiamo avuto molte scuole nei giorni scorsi che alla richiesta di poter entrare noi rispondevamo: guardate che è un evento a pagamento, le scuole investivano, pagavano per far entrare gli studenti. Questo vuol dire un interesse anche da parte della formazione. All'interno dell'area espositiva ci sono sette arene tematiche, ognuna organizzata con una serie di seminari che fino ad ora sono tutti abbastanza pieni, cioè c'è interesse da parte della gente. Ci sono le arene dedicate al Building Information Modeling, quelle legate alla progettazione e al networking, ci sono quelle dedicate alla digitalizzazione e alla protezione sismica o altre legate invece alle stampanti in 3D e alla produzione digitale. Poi c'è un'area che abbiamo costruito con Iple e su cui sono molto contenta, che è tutta l'area della sperimentazione, dove la gente viene e non solo ascolta, ma prova a capire che cos'è la digitalizzazione, che cos'è il Building Information Modeling, che cosa vuol dire il rilievo digitale e come lo posso utilizzare. Tra le tante cose che organizziamo e che facciamo qua dentro, c'è anche questo mezzo gioco, che è quello appunto degli occhiali 3D. Non è una tecnologia nuova, quella della visione stereoscopica, utilizzata in topografia appunto decenni e decenni fa, ma utilizzata in abbinamento a delle foto. Quindi venivano scattate delle foto del terreno dagli aerei e poi venivano praticamente trasformate, utilizzate queste foto per costruire delle mappe e costruire le curve di livello proprio utilizzando la visione binoculare. Quindi erano macchinoni giganteschi, pesanti, ma che hanno esattamente lo stesso principio, e cioè sfruttano due immagini prese da due punti leggermente diversi, che sono quelli che anche nel nostro sistema visivo, appunto nei nostri due occhi, due punti di vista, danno la possibilità di vedere la profondità. E quindi la differenza oggi è che ciò che si vede non è più ciò che è stato fotografato, non la realtà, ma una realtà virtuale che viene costruita in modo tale appunto che dia la percezione, una volta utilizzato lo strumento, di un mondo che non c'è, di un mondo virtuale. E questo ovviamente apre scenari infiniti e possibilità infinite nella rappresentazione degli oggetti, nella percezione e ovviamente, per quello che ci riguarda, nel come viene percepito lo spazio che viene progettato, che dovrà essere costruito o del quale bisognerà fare manutenzione, eccetera. Edilizia sicura! Quello che ci preme far vedere è la sinergia che stiamo sviluppando fra vari sistemi di rilievo e vari sistemi di rappresentazione e di restituzione. In questo caso le sette chiese di Santo Stefano a Bologna, rilevato attraverso il sistema misto laser scanner, fotogrammetria e topografia tradizionale, restituito attraverso un modello tridimensionale in BIM, quindi manipolabile sia a livello di rappresentazione tradizionale bidimensionale, ma tridimensionale poi solido, da cui si possono estrarre qualunque tipo di sezione orizzontale e verticali. Lo stesso modello solido è stato poi trasformato per essere stampato con le comuni stampanti tridimensionali in modo tale da essere visualizzato ma anche interpretato in maniera così diretta, manipolabile, fisica. Noi stiamo cominciando a proporre questo tipo di rilievo di restituzione non solo in ambito, diciamo, di alta qualità architettonica, storica, ma anche nei rilievi tradizionali, quelli più semplici, la classica palazzina su cui intervenire e magari è semplicemente un geometra che deve fare una ristrutturazione. Stiamo verificando che questo metodo e questo approccio è più efficace, più produttivo e addirittura più economico. Il nostro scopo è quello di mostrare con queste nuove tecnologie come è possibile migliorare sia qualitativamente sia quantitativamente e soprattutto economicamente questo tipo di lavori rispetto al passato. Considerando i tempi che corrono, sicuramente un risparmio economico
che possa permettere un rilievo di questo genere così ricco di dati e che possa permettere quindi una progettazione più accurata da parte dei progettisti, architetti, geometri, ingegneri, è sicuramente un elemento estremamente importante. Illustriamo questo modo, diciamo, insolito che stiamo vedendo oggi qui in fiera per i rilevamenti e quindi all'interno del processo BIM. Certo, allora NAVIS sta per Navigation Visualization, è una tecnologia che nasce come risposta all'assenza di segnali GPS in spazi interni. Nello specifico lo strumento si basa su 3 laser scanner, quindi 2 frontali e uno che può... un terzo che è rivolto verso l'alto e 6 macchine fotografiche a 360 gradi. Come funziona è molto semplice, non richiede nessun livello di esperienza tecnica. Si passeggia all'interno di un edificio, vi faccio vedere un esempio. Quindi passeggiando all'interno di un edificio la strumentazione rileva la nuvola di punti colorata ovviamente con il laser scanner e la fotografia e un tour virtuale a 720 gradi. I settori in cui, diciamo, la tecnologia ha maggiormente senso di essere utilizzata sono grandi spazi, può essere una stazione, un aeroporto, un ospedale, un grande complesso industriale come quello del Digital BIM del padiglione 33. La finalità è quella di avere degli strumenti in grado di produrre dei modelli che ci aiutano a capire come dialogare tra le varie professioni. Fondamentalmente un modello BIM è un modello che ha al proprio interno non solo una geometria, non solo una forma, non solo una rappresentazione, ma delle informazioni. Le informazioni sono quelle che poi servono per effettuare i progetti, per certificare magari le attività di produzione o per certificare anche le attività di posa. Noi all'interno di questo padiglione ci spingiamo un po' oltre, perché mentre il BIM ha questo grande vantaggio, questo enorme potenziale di dialogo tra le figure professionali, immaginato soprattutto per il nuovo, noi andiamo oltre perché cerchiamo di andare a declinare tutti i vantaggi del dialogo BIM sull'esistente. Quindi gli aspetti del rilievo sono chiaramente quelli che più portano alla digitalizzazione in quanto tale. Quali sono un po' le fasi di lavoro e i tempi più o meno di realizzazione? Dipende molto dalla tecnologia e dal metodo utilizzato, generalmente la fase di indagine, la fase di rilievo è la prima da cui si parte e con strumenti innovativi come quelli che abbiamo presentato e che presentano qua i colleghi di NAVIS, i tempi sono veramente molto molto ristretti. Si parla di molti metri quadri in pochissimo tempo, vi posso dare un ordine di grandezza generale, abbiamo fatto un rilievo del padiglione di 31 come IPLE. Qui durante l'evento il padiglione 31 sono all'incirca una ventina di metri per un'ottantina, nello spazio di un'oretta è stata acquisita una nuvola di punti assolutamente adatta alla modellazione BIM. Modellazione che è il passo successivo, quindi da rilievo al modello, viene generato un modello geometrico che è il più possibile fedele alle misure che sono state prese da rilievo, il passo successivo è l'accrescimento informativo dove quel modello non è un mero modello 3D che serve a rappresentare o a visualizzare l'architettura, anche, ma soprattutto a inserire informazioni che possono essere di natura manutentiva, la manutenzione, il facility, di natura strutturale o di natura impiantistica. All'interno dell'Istituto Professionale Edile è stata inaugurata da pochissimi giorni una nuova aula proprio dedicata ai corsi BIM. È una bellissima aula al top della tecnologia attuale con macchine potenti e veloci, perché ovviamente la sfida oggi non è tanto quello di avere semplicemente dei computer, ma di avere un sistema rapido, efficace e in grado di gestire appunto programmi e software che sono veramente dal punto di vista del gergo degli informatici sono pesanti, e ovviamente a questo abbiamo abbinato poi anche altre parti come la stampa 3D, la scannerizzazione 3D, che sono tutti elementi che pian piano completano appunto tutte le attrezzature necessarie per poter gestire l'intero processo che va dal rilievo iniziale sia del territorio sia del costruito alla progettazione, alla gestione del cantiere, persino anche della sicurezza, e alla fine alla gestione patrimoniale, quindi successiva, alla manutenzione nel tempo dei fabbricati.
seguiamo la tecnologia, quindi avere degli strumenti che permettano di implementare correttamente la tecnologia è importante. IPLE ha investito molto nell'ambito di BIM Academy ed è forse una delle realtà che in questo momento si sta muovendo con più agilità nell'ambito bolognese, ma mi sento di dire anche a livello nazionale. Il nuovo laboratorio si concentra, per quanto riguarda noi che ci occupiamo della formazione, in un quadro più ampio di iniziative che vedrà comunque il Building Information Modeling essere un po' il fulcro, il centro, il perno attorno al quale tutte le pratiche di formazione si andranno a concentrare. Sala Borsa per un evento di fotografia Abitare il Mondo, quindi un evento di musica ma anche di immagini che celebrano l'abitazione nel mondo. Sì, il nostro istituto quest'anno nel 2017 ha festeggiato i suoi 70 anni, quindi 70 anni di attività sulla città di Bologna per il settore edile, per la formazione delle maestranze, dei professionisti, eccetera. Questo è un evento che conclude questo primo ciclo di iniziative sui 70 anni, un evento che parli del come si abita nel mondo. È un momento culturale e informativo, ma che fa capire il ruolo dell'edilizia nel mondo. Come è nata questa idea? È nata da tantissimi viaggi e da un archivio enorme di viaggi e peregrinazioni nel mondo. Mi ha sempre interessato vedere come l'uomo occupa uno spazio nel mondo, perché tutto sommato anche le persone che non abitano, che non hanno abitazione fissa dimora, come i nomadi, hanno un loro spazio nel mondo, occupano in qualche modo uno spazio. Per cui l'occupare questo spazio è interessantissimo e curiosissimo, bisogna vedere come hanno trovato la maniera di costruire anche il minimo, l'essenziale. Il libro è diviso in quattro capitoli che sono l'assenza dell'abitare e tratta delle persone che non abitano ma occupano uno spazio nel mondo, l'essenza dell'abitare, cioè chi vive con il minimo indispensabile, molto interessante in questo periodo anche per i nostri architetti, perché queste persone ricavano dall'ambiente, dai materiali dell'ambiente, le risorse per abitare, e poi l'evoluzione dell'abitare, cioè quando il minimo dell'abitare viene superato e ci si può concedere qualcosa in più, si può indulgere un pochino al bello, all'estetica, e alla fine l'utopia. L'utopia è un lancio di qualcuno, molto spesso architetti, che ha pensato di studiare a tavolino il modo di vivere un ambiente adatto alla vita dell'uomo, e spesso tante volte non ha centrato il bersaglio. È molto interessante anche far vedere gli errori di chi ha pensato di addomesticare un abitare che invece l'uomo si adatta per forza alle sue esigenze. È stata una giornata meravigliosa con 500 ragazzi che hanno partecipato a questo evento Abitare il Mondo, che ci ha emozionato tantissimo, e come ho detto ai ragazzi, la nostra scuola è a vostra completa disposizione per continuare le emozioni e crescere come grandi uomini e donne. La cosa che mi ha colpito è l'attenzione continua dei ragazzi. Ancora adesso, a convegno chiuso, sono lì che vogliono informazioni, vogliono conoscere il mondo, soprattutto vogliono abitare il mondo. E la nostra scuola, dopo 70 anni, continua a trasmettere emozioni, a costruire e creare futuro per voi. Direttamente dal Festival della Cultura Tecnica, il desk dell'Istituto Professionale Edile. Siamo qua e siamo orgogliosissimi di essere al Festival della Cultura Tecnica oggi, anche l'edilizia è tecnica. Abbiamo un sacco di attività, un sacco di ragazzi che attraverso proprio il fare, con le proprie mani, riescono veramente a essere innovativi. Abbiamo tre tipi di attività, alle mie spalle la decorazione, poi abbiamo una simulazione di costruzioni antisismiche fatte con dei pezzettini, dei mattoncini di legno, e abbiamo anche una scannerizzazione 3D che sta riscuotendo un grande successo, proprio perché ovviamente fa parte dei nostri tempi moderni, e sono i nostri allievi che stanno, come dire, promuovendo a quello che è la nostra scuola e i valori sani che dà, che è quello di lavorare sempre con le proprie mani, agganciandoci bene un cervello. Però questo disegno l'ho fatto io perché abbiamo già fatto a scuola tanti tempo fa, però mi ricordo tante cose che abbiamo fatto. Comunque oggi mi è scelto per
per aiutare, per mostrare che cosa ho fatto a scuola. Tra tutte le attività che fai all'IPLE, qual è quella che ti prende di più, che ti piace maggiormente? È il laboratorio, dove con i mattoni e malta così facciamo una casa, un muro, realizziamo qualcosa. Quindi oggi il Festival della Cultura Tecnica serve anche proprio per veicolare queste informazioni dall'IPLE ai ragazzi delle altre scuole. Sì, assolutamente. Vi segnaliamo i corsi di aggiornamento organizzati dall'Istituto Professionale Edile di Bologna. Lunedì 30 ottobre 2017, addetto antincendio in attività a rischio medio, mentre giovedì 9 novembre, coordinatore alla sicurezza modulo 11, nuovo codice prevenzione incendi. Lunedì 6 novembre 2017 si terrà il corso di formazione per addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione per attività a rischio medio. Per qualsiasi informazione si può accedere al sito dell'IPLE www.edili.com.